Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Come vedete, finalmente siamo tornati su Toradora e questa volta siamo qui con, diciamo, tutto un nuovo sistema perché al momento sto usando un nuovo programma per registrare sulla nuova versione dell'emulatore con la nuova patch e ho anche un nuovo microfono. Infatti, in teoria dovreste sentirmi un po' meglio ora. Non so, però dovreste sentirmi parecchio meglio. Io ora faccio anche molta meno fatica nel montaggio perché il vecchio microfono sentiva veramente piano e dovevo stare delle ere geologiche lì ad alzare i volumi, abbassare tutto il resto perché sentiva veramente piano. Ero lì a pompare i decibel sulla mia traccia audio e cercare di abbassare quello di tutto il resto, mentre ora registrato un volume degno. E non devo praticamente toccarlo, devo solo ovviamente abbassare tutto il resto, cioè nel senso abbassare il gioco perché sennò è troppo forte, giustamente. Comunque, allora, è passata una vita dall'ultima volta che abbiamo giocato e io per poter avere la memoria di tutto quello che era successo sono andato a rivedere almeno una delle route, ossia quella da cui adesso andrò avanti. Quindi faccio un brevissimo riassunto. Allora, la route di cui stiamo trattando in questo momento è la route normale di Taiga, quella in cui abbiamo usato, quella che abbiamo fatto, diciamo, per sbloccare il finale normale da 75 punti e il finale negativo da 65 punti. Quindi in pratica è quello lì in cui Taiga, Ryuji e Ami fanno di tutto per cercare di rimettere insieme Kitamura con Kanosumire. In pratica è quella in cui vanno al planetario, fanno tutta quella cosa, poi Taiga rivela tutto quanto a Kitamura e quindi diciamo che loro cercano di far capire a Kitamura che in realtà lui è innamorato di Taiga, ma neanche lui se ne rende conto perché è stupido. E quindi praticamente sono arrivato al punto in cui la mattina dopo, cioè dopo un po' di tempo, Ryuji deve andare a recuperare Taiga e gli vuole dare il cibo, il bento. E visto che non si, perché non si vedevano da un po', e praticamente sono lì. Alla fine tutta quella parte l'avevamo comunque già vista. Se voi adesso vi andate poi a rivedere la Kitamura route, が俺より Taiga を理解し、praticamente adesso lui Taiga va a が何をscuola. Io思って、Taiga。ho fatto il salvataggio apposta. はい、ホームルームはこれでおしまい。イェーイ、久しぶりに。Sì, c'è come al solito Horta che dice cagate. やれ。Allora, vediamo se riesco a trovare un punto decente da dove agganciarmi. E ricontinuare. Facciamo da tipo da qua, eh. Troppo. C'è ancora troppa roba. Oh, Siamo apertamente con lui. Tanto, Akara forse non sei soddisfatto di vedere Kushida, signore? No, non sono insoddisfatto. Comunque anche la patch è stata rimessa a posto, in teoria non dovrebbero esserci più scritte che vanno oltre. E teoricamente non dovrebbero esserci errori, ma credo che sia impossibile che non ci siano completamente errori, dato il numero enorme di righe che ci sono. Mi chiedevo come va la tua memoria. Così così, ho ricordato Kitamura che è una senpai e Taiga. Tra l'altro mi sono dimenticato di mettere occupato su Skype. Adesso lo metto, che ancora squilla a caso mentre che registriamo, mi dà molto fastidio quando succede. Comunque, それだèけtutto か。ciò che hai da dire? È大河successo君qualcosa tra te e Taiga? Quella ragazza si comporta in modo strano, no?何が。図星でしCerto, ょio minorin riesco aう。leggere隣la のmente diタイガ Taiga のことは。perfettamente, ma ovviamente non so predire il colore delle sue mutandine o cose del genere, sarà そmeglio. の。何で Beh, devo俺とchiedere同una じcosaクシエダに行all'onnisciente きたい。Kushida. お受け。Molto タイガは。bene. Taiga ama Kitamura, giusto?違うのMi か。sbaglio? そのQuello che hai in弁mano è un当箱cestino del が。cibo, per Taiga? お弁当箱だね。Ma sì, non mangiava da tanto a casa mia. Non mangia da tanto a そっcasa mia. か。Capisco,それallora è はuna ちょっcosa と。seria. ああ。Già, se non俺mangia, はゆっくり話se non をviene しaたいんだけmangiare è ど。veramente una cosa seria. タイガが誰を好きなのかより、Piuttosto che pensare a高Kitaiga,須村mi がどforse うしdovessiても pensare ai食べたいと思う。sentimenti che c'erano dietro al fatto di voler dare quel cestino del cibo, no? どうしてって、Perché? たまにPerché se はnon バmi ランlancio スla のsua いいもdieta のが食わせcon ねえqualcosa と。di sano, ogni そたんれとがれ大spuntare nei事。brufoli. それたが大qui? 事。本当は分かってTu るんsaiだlaけど。vera ragione, vero? まあいいChe や。cavolo, nel momento di今はscherzare, capace ci di picchia ognuno questa di ragazza. noi よ。Questa ragazza deve andare ad始allenarsi.業式からか。Appena dopo la大変cerimonia di だな。apertura, cavolo. Non è全niente, il loro problema然大変どころè か。平和l'autocompiacimento, だけし。amico, a dopo. Sì, perché siamo a クシエダのやつ。il結局俺rinizio のdi試合scuola考えdopo ちゃle うねえぞ。vacanze di Natale, difatti è il 7 gennaio. Dove avete la data?
Se non hai risposto alla mia domanda. Allora, qua ci sono alcuni personaggi inutili che salteremo completamente. Però devo parlare con tutti all'interno della scuola. Prima saltiamo i personaggi inutili. Ve lo riassumo io a super velocità. Praticamente c'è lei che, come al solito, è triste, ha parlato con la madre di Kitamura e la madre di Kitamura gli ha consigliato tipo una compagnia di assicurazione per le vedove, una cagata del... cioè non per le vedove, per le zitelle, diciamo, una cagata del genere, comunque roba che non... chi se ne... E qua anche una cagata. Che succede? Ah, ci sono loro che dicono che... ci sono loro che dicono che Taiga e Kitamura stanno bene insieme, fine. Che se non ci mettiamo una vita, sono tutti dialoghi abbastanza inutili. Quello di Ami non me lo ricordo però, quindi lo leggo. Però avrò un po' di caffè per calmarmi. E sei stato rifiutato per caso? Ti sei rintanata ancora lì? Hai cambiato argomento. Da quale? O comunque? Non usare Aorto è noto per diffondere le tue strane voci. Ah sì, avevano inventato... che lui aveva fatto qualcosa di male a... a lei forse, sì, ad Ami. Si era inventata che... che... riusciva, tipo provata, ha fatto robe strane, cazzate. Non fare lo gnorri con me. Tipo che ti ho portato al planetario e che ci ho provato con te, ecco, appunto. Perché, perché così seri? Non scherzo, no, è divertente però. E la punizione per aver rovinato i piani di Ami-chan. Questo non è niente. O forse si preoccupi che qualcuno possa farsi un'idea sbagliata se sentono una voce del genere. No, Tiger è lì, quindi non c'è niente da fraintendere. Io non ho parlato della tigre. Ah, la merdina ti ha rifiutato, quindi pensi solo a lei, eh? Non mi ha rifiutato, ok? Devo solo darle questo cestino del cibo. Volevo solo darle questo cestino, non me la bevo, fai solo finta di essere un duro. Vuoi proprio litigare? Non sei riuscito a dare quel cestino alla tigre, no? Allora dalla ad Ami-chan. Beh... scherzo, stupido. Però hai fame. Sono a dieta, lasciami stare. Allora ti compro del succo, dovrebbe bastarti, no? Voglio parlarti di una cosa. Non ho niente da dirti, la tua stupidità è contagiosa. Preferisci del tè? Ecco. Ti siedi lì? Dove è seduto, scusa? Non può sedersi nel posto di Ami tra i due distributori perché è stretto, ci sta una persona sola. Sono certa che tu voglia parlare di quella piccola merdina di tigre, che scemo. Non viene da me da quel giorno, non mi parla neppure. Proprio come hai detto, passo troppo tempo con Taiga e comunque non so niente di lei. Quindi voglio chiederti ciò che sai. Siete tutti così stupidi, alla fine sapete pochissimo di voi stessi. Un attimo. Ok. Ma avrei un momento in cui capirei tutto, come se i pezzi del puzzle si incastrassero perfettamente. Credo che quel momento sia giusto per la tigre. Ma sai, una volta che finalmente lo noterai sarà troppo tardi. Pensare troppo e fare le scelte sbagliate, tutto così stupido. Lo sapevo, ero invidioso della tigre. Voglio dire, prepararmi il cibo e pulire per me, avrei voluto averlo io un cane del genere. Scusami? Ah, che puzza di cane bagnato, questo posto mi ricorda molte cose. Smetti di dire che puzzo. Ehi, per quanto tempo hai intenzione di stare qui? Sicuro di non voler portare quel bel cestino alla tua padrona? Un attimo che salvo, perché... quando ho fatto le prove... ogni tanto mi crashava, quindi per sicurezza. Questo con non sbagliare. Ecco un po' di soldi per il tè. Ho detto che offro io. Ami-chan non è così desolata da lasciare che il cane di un altro le offra qualcosa. Non vorrei doverti ripagare il doppio. Non trattarmi anche tu come un cane. Ora vado. Ok, avevo dovuto parlare. In teoria ho parlato con tutti. Di qua non c'è niente. Forse c'è Minori, ecco c'è Minori. Ancora da parlare. Vediamo se mi ricordo cosa dice, così lo possiamo saltare.
Ah sì, praticamente se so qualcosa allenamento, non so niente. Tolto dice contro, hai già visto Taiga in giro? È la prima che non la vedo. Fanno due tiri a palla in pratica. Tu cosa posso parlare in un secondo? Sì, certo. Che c'è? Se hai problemi nel parlare, andiamo da qualche altra parte. No, no, va bene qui. Come vuoi. In questo passo non farò progressi, anche se pare abbia qualcosa da dire. Cuscita, questa è una delle palle di pratica della nostra squadra. Vuoi giocare? Puoi iniziare a parlare quando vuoi, forza, prendi. Quindi dobbiamo avvisare prima, signore. Il mio lancio fa schifo. È pesante per le mie spalle. Facciamo uno screen a queste immagini che. Non ho immagini per le anteprime dei video, ebbene sì. Sottovaluti il software, prendi questo. Ah, vacci piano con me. Sono mani nude. Beh, anche lei. Sei troppo ingenuo, agisci subito o ti darò una lezione. Già, agisci presto e ne soffrirai. Riguardo Taiga, prima l'ho incontrata, abbiamo parlato un po'. Basta, tutti ci stanno dicendo la stessa cosa! Che palle! Tanto non dobbiamo andare verso il fine di Taiga, ma verso quello di Kitamura, che non c'entra assolutamente niente. Credo, poi non so, non l'ho visto, quindi. Devi notare Taiga. Capisco che è difficile vivere con un'amnesia, ma tutti gli altri ricordano ancora tutto. Le cose che fai, le cose che dici, è tutto collegato. Ho percepito questa sensazione. Ah, ce la posso fare. Ho percepito questa sensazione da Taiga tantissime volte, notala di più. Se non la farei tutto quello che ti ho fatto, la vigilia di Natale sarà stata inutile. Vigilia di Natale? Io Kushida. Che diavolo, il cuore fa male, io? No, smetti di ricordare, fermo, una cosa buona, è stata una fortuna che tu avessi dimenticato Takasukun. Per favore, fa silenzio Kushida, ora io. Non lo farò, non posso stare calma, Takasuki non devi ricordare, non ricordare. Come puoi dire una cosa così egoista? Tutti i miei ricordi sono importanti, di qualunque tipo si siano. Oh, scusa per aver urlato. No, no, comunque mi dispiace di aver detto quelle cose egoiste, ma sai, voglio che tu segua. Ho mandato avanti per sbaglio. Voglio che tu segua il tuo cuore. Siamo tutti legati al nostro passato e alle nostre restrizioni, se ci pensi. Ecco perché voglio che tu segua il tuo cuore ora, mentre sei libero da queste cose. Sono certa che sia la cosa giusta da fare. Mi sono tolto un peso, cavolo, mi dispiace di averti fatto perdere tempo. Fa niente. Comunque, grazie. Non merito di essere ringraziata. Non è nulla, se vuoi sapere cosa ha detto Taiga, chiedilo a lei, ok? Beh, torno ancora ad allenarmi. Il petto mi fa ancora male, comunque Taiga è la priorità. Restrizione, anche Kinomura me ne ha parlato. Ora devo andare a parlare con Kanao Sumire che ti dice praticamente le stesse cose. Quindi direi che possiamo mandarlo un po' avanti sparato. Se non finiamo mai più. Quindi sono venuto qui, Takasu. Kanao-senpai, qual è quella valigia? Sta partendo per l'America, di già? Non essere stupido, voi siete tornati a scuola, pensi che possa perdere tempo in Giappone? Neanche se lo facessi le mie abilità linguistiche comincerebbero a sparire, ho molto lavoro da fare in America. Che brutta cosa che se uno sta in un altro, se uno ritorna nel suo paese comincia a dimenticare l'altra lingua, è odiosa sta cosa. Uno non può sapere bene due lingue, che cazzo. Cioè in realtà sì, però devi tenerti sempre in allenamento, è una cosa, una gran rottura. Sei fantastico, senpai, come se tu venissi. Come se tu vivessi in un mondo completamente diverso dal nostro. Credo di capire perché Kitamura si sia innamorato di te. Cosa, anche tu ti sei innamorato di me? Per quell'atteggiamento da fratellone, sì. Allora lo ammetti. Quando tornerai in America non potrai più vedere Kitamura, ma a te sta bene. Perché dovrei voler vedere Kitamura? Ma. Forse è un'idea sbagliata. I piani che avevi per noi quel giorno non hanno portato a niente. La scelta che ho fatto il giorno dell'elezione non credo di aver sbagliato. Non importa quante volte Kitamura si confessi, a questo punto non posso accettarlo. È la migliore risposta che posso darti. Non importa quante persone mi insulteranno per questo. Non può essere. Allora, Kitamura. Non devi preoccuparti per Kitamura. Per lui faccio già parte del passato. Sono davvero grata per l'opportunità che mi hai dato per parlare con Kitamura, Takasu. Mi hai reso tutto più chiaro. Ha detto: per me tu sei già nel passato, ed ho qualcuno con cui voglio affrontare il futuro. Certo, pare che non voglia parlare molto. Allora cosa?
Ha detto che era troppo concentrato su di sé. Pare siano avvenute tante cose in passato, anche con le sue amicizie. Comunque, anche se Kitamura non voleva parlare dei suoi sentimenti al planetario, l'avvenimento seguente gli ha fatto cambiare idea. Voglio che tu sia felice con la persona che ami, Kitamura-kun. La frase di Taiga. Capisci con chi vede il suo futuro Kitamura? A Kitamura piace Taiga, ciò significa che i loro sentimenti sono reciproci. Sì, le parole di Aizaka devono aver toccato il suo cuore. La persona che piace Kitamura adesso non sono io, ma Aizaka. Nonostante Aizaka lo ami, ha desiderato la felicità di Kitamura con la persona che ama. Persino un bambino farebbe 2 più 2. Se Kitamura e Taiga possono essere felici insieme, allora. Ecco, prenditi gli schiaffi. Lo capisco perché anch'io indosso una maschera da coraggiosa. La persona che ami sta svanendo davanti ai tuoi occhi. Resterai lì a guardare? Soffrendo e rimpiangendo e piangendo fino alla morte? Sono riuscita a distrarmi dal dolore tenendomi occupata. Essere in America mi ha aiutato molto. Ma tu puoi sopportarlo, puoi accettare il dolore? Non c'è bisogno che tu mi risponda. Faccio che vuoi, Kitamura. Kitamura dovrebbe essere ancora a scuola. Con Aizaka, probabilmente. Mi dispiace, perdonami. Questo ve lo ricordate che non sapevo che cavolo volesse dire bless, che era Dio ti benedica. Cos'hai? Non riesci nemmeno a capire tre parole? Andrei bene agli esami di inglese del prossimo anno? Le tue labbra hanno appena sfiorato il mio orecchio. È parte della cultura occidentale, non farti strane idee. Dio ti benedica, Takasu. Dio è nel tuo cuore così come i tuoi cari. Se chiedi qualcosa con ogni fibra del tuo essere, sono certa che la tua preghiera avrà una risposta. Ma non credo proprio, comunque. Nella realtà, mai nella vita, comunque. Dice quella che ha chiesto di Kitamura e poi l'ha rifiutato. E quando ci siamo scontrati, Kitamura ha lasciato una ferita nel mio cuore che dovrò sopportare per il resto della mia vita. Ogni volta che quella vecchia ferita fa male, sono costretta a pensare a lui. In un certo senso, Kitamura ha vinto. Forza, vai prima che sia troppo tardi. Comunque abbiamo fatto tutto sto pezzo, anche se l'avevamo già fatto, perché è passato un sacco di tempo, quindi un minimo ci voleva di riassunto. Un minimo di nelle puntate precedenti. Allora, ora devo parlare con Taiga a scuola, ma è giusto, perché sono sul finale di Taiga, devo andare a scuola di Kitamura. Segui il finale normale di Taiga, è salvata da. Procedi fino all'ultima scelta dove litighi con Kitamura, boh. Taiga, Kitamura. Vabbè, si poteva anche evitare di leggerlo. Mi hai fatto girare in tondo, dannazione, ti ho cercato dappertutto. Non ho niente da dirti. Io invece sì. Allora perché non lo dici? Qui e ora. Come vedi, le stavo già parlando io. Se è urgente, parla subito. Puoi aspettare? Sto per avere una conversazione seria con Aizaka. Parla oppure aspetta. Non puoi stare a guardare se sei curioso. Cioè, no, puoi stare a guardare se sei curioso. Penso sia giusto che tu mi senti. In cambio, per favore, non interrompermi. Aizaka, mi dispiace per l'altro giorno. Intromettermi nei vostri litigi è stato presuntuoso. Ho tutto bene. Se non ti fossi fatto vedere allora, credo che avrei fatto qualcosa di persino peggiore a Ryuji. Ricordi cosa mi hai detto al planetario? Ti sei fidata di me abbastanza da parlarmene, no? Ascolta, Aizaka, ciò che sto per dire potrebbe minare la tua fiducia in me. Quando un uomo parla sinceramente deve prepararsi alle conseguenze. Comunque, quel giorno, ascoltare i tuoi pensieri mi ha colpito. Ho capito che un cuore forte era ciò che stavo cercando. Aizaka, io? Mi sorprendi, Takasu, hai davvero intenzione di startene lì a guardare? Guardare cosa? Accidenti, sei tardo nonostante il tuo sguardo e codardo nonostante il tuo volto. Perché sei venuto qui per guardare la mia dichiarazione? Certo che no. Sei un uomo, perché non ti prendi ciò che vuoi con la forza? Ryuji, Kitamura, con che diavolo fate? Mi fai male, che fai? Lasciami. Sei vivace come sempre, anche questo mi piace di te. Non ti vergogni a farti proteggere da una ragazza? O forse la usi come scusa? Così non sarei così stata a fidarti del tuo coraggio?
Niente, desidero Isaac, quindi me la prendo con la forza, ecco tutto. Ora cosa farai? Mi lascerai fare? Ok, devo fare separarli in qualche modo e da qua arriva il finale nuovo. Lascia andare Taiga. Se direi di no, ho un'altra proposta. Una proposta grandiosa, sentiamo. Te ne farò pentire. Proprio quello che volevo. Ora ci capiamo, aspetta qui, ok? Non fare un passo. Aspetta qui, Takasu, dove vai? Ho un brutto presentimento riguardo. Che cazzo fa? Non è un momento per l'indecisione. Tutto è lecito in guerra e in amore. Non ho altra scelta che usare le maniere forti. Scusa per l'attesa. Che diavolo è quel vestito? Oh madonna. Non ci posso credere. Altro screenshot d'obbligo. È il costume nudista di Babbo Natale. Esatto, ma perché i finali dei personaggi che non sono femminile sono idioti? Esatto, lo stesso costume che mi hai prestato. Ho pensato che sarebbe stato adatto. Comunque non sarà colpa mia se si danneggia. Te ne pentirai perché ero te lo prestai perché ero preoccupato per te. Sei un codardo. Ryuji col costume nudista. È così stupido, le tue uvette sono in bella mostra. Non respiro. Uvette. È la mia occasione. Devo parlare con Kitamura. Aspetta, Ryuji, dove vai ora? Cosa vuoi fare? Mettimi giù. Taci. Sento che hai detto che volevo. Che devo usare la forza. Oggi non riesco a parlare. Intendevo un combattimento. Non mi interessa la violenza. Questa è la mia idea di forza. Qualche problema? Con Kitamura in spalla ho cominciato a correre. Volevo solo allontanare Taiga da Kitamura il prima possibile. E perché ti sei vestito in quel modo, idiota? Per ora sei troppo lontano. Ora sei troppo lontano per fare altro. Mi dispiace, Takasu. Spero tu abbia imparato la lezione. Hai pensato a me per tutto questo tempo. Cos'è un finale yaoi? E pensare che tra tutti ero così vicino a te, ma totalmente inconsapevole dei tuoi sentimenti fino ad oggi. Molto yaoi. Ho detto usa la forza e l'hai fatto, sono impressionato. Aspetta un attimo. Mi sono innamorato della presidentessa per il suo coraggio e la sua audacia. Più maschile di ogni uomo. Oh mio Dio! E ora mi rende una mascolinità che supera la sua. Rallenta Kitamura, sei troppo vicino. Ho sempre pensato che saresti stato il mio tipo se fossi stata una donna, ma posso innamorarmi di te pure da uomo. Oh mio Dio! Puoi uscire con me, Takasu? Dopodiché siamo diventati ufficiali. Cosa? Abbiamo pure sentito delle voci secondo le quali Kanon Senpai ci aveva inviato la sua benedizione. Oh mio Dio. Ah, ok. Meno male, cioè ci avevo quasi creduto. Sei arrivato, continui e facciamo qualche altra gag. Non essere stupido, ma che era la mia sana vita da liceale. Penso sia troppo tardi per quello. Qualcuno ti ha visto mentre mi trasportavi conciato in quel modo. È solo questione di tempo prima che le voci comincino a girare. Oh, grandioso, sono così attraente. Idiota, hai anche perso l'opportunità che io e la presidentessa ti avevamo preparato, dannazione. Preparato? Pensavi davvero che mi sarei dichiarata da Isaac? I miei dati d'attore non sono male, a quanto pare. Mi hai ingannato? Considera la vendetta per il planetario. Ma chiedo scusa per averti colpito, scusa amico, fare il cattivo è una mia pessima abitudine. Mi è piaciuto così tanto che mi sono fatto trasportare. Fa niente, non posso essere arrabbiato con te. Comunque invece di scappare da me con Taiga, hai portato via me. Devi fare di strada, Takasu. Come se invece tu no.
La presidente ha detto: non importa quante volte mi fossi dichiarato, non è tipo che cambia idea facilmente. Siamo senza speranze. Certamente lo siamo. Bene, è il momento di andare al Sudobax. D'accordo, o almeno mi piacerebbe, ma Aisaka? Sta bene, probabilmente è tornata a casa. Ho la sensazione che non otterrò risposte. Grazie, hai vissuto un nudista di Natale. Hai visto come hai reagito quando mi ha visto? Tornerai in sé un attimo e verrà da me a mangiare, in me che non si dica. Se quello che hai deciso così sia, in qualità di fratelli senza speranze, supportiamoci. Considerandoci a vicenda, abbiamo migliorato l'amicizia tra noi due. E così passarono degli anni. Ora sono il proprietario di un posto chiamato Ristorante del Drago. Ah, è lo stesso finale simile a quello con Aruta. È noto? Ho rinnovato il primo piano del mio appartamento e siamo stati aperti per 3 mesi. Anche se il piano era di fornire pasti ottimi a prezzi bassi, a causa dei miei occhi non siamo riusciti ad attrarre nuovi clienti e ciò mi preoccupa. Comunque, quando non è impegnato con gli esami, il mio amico mi aiuta. Mi scusi signora, che ne dici di pranzare al Ristorante del Drago? Faccia il proprietario spaventato, ma le sue abilità sono genuine. Se desidera possiamo dare dei consigli sui piatti che farebbero smascellare Martha Stewart. Ehi, aspetti. Hai avuto fortuna? Mi chiedevo perché sei scappata, non farti vedere in faccia. Non so, stai con una maschera. Sono passati anni e la taiga è identica, non è cresciuta di no. Che ottimi amici, non sono cambiati per niente dal liceo. Yacha, non dovresti essere arrabbiata? La tua vita ora è incasinata, dato che il bastardino e il testone lavorano di continuo. Cosa, Yacha non è per niente sola ora che taiga ce n'è qui ogni giorno, eh? Kitamura aiuta quel negozio. Yacha può mangiare il cibo gustoso di Ryushan ogni giorno. Yacha è così felice. Dato che così, mi spoglierò per il bene del ristorante. Se si spoglia, boh, finita, non verrà mai nessuno. Perché mi sento giù di morale quando guardo questi due? Senti, la taiga. Vuoi che ti tolga il cibo? Aia. Sei il solito semplice e inutile cane di sempre. Ti rendi conto che contribuisco ai profitti di questo negozio? Senza di me il negozio sarebbe già fallito da molto. È un po' come me la Ferrero con gli estate, eh? Siamo lì. Il cliente è Dio. Come ti permetti? Lecca le scarpe di Dio. Kitamura, perché me la ritrovo sempre davanti? Non piangere, a caso, è il destino. Cosa sussurrate voi due? È irrispettoso verso Dio. Scusate, è aperto? E avete anche tradotto signora così, complimenti. Certo. Entri pure, la porta ad un buon tavolo. Tanto sarà tutto vuoto. È raro vedere un cliente nuovo. Diventerà una cliente abituale, scema. Ordini, piatto speciale del giorno. Un piatto del giorno. Al momento è pacifico, ma... qualcosa non va. Noi abbiamo sbagliato. Hai detto qualcosa? E questi sono i 3 finali. Sono... taiga positivo, taiga negativo, cioè taiga normale, taiga negativo e questo Kitamura. Credo che questa route sia completa. E tra l'altro la ending è diversa, dipende dal finale, da quanto ho capito. Comunque, boh, mi è piaciuto questo finale, non c'è niente da fare. Sono belli, sono quasi tutti belli, i finali brutti brutti non ce ne sono stati. Anche quello di quello peggiore con Ami, o quello idiota, che ne so, quello con la professoressa che ti sposi, sono stupidi, però sono lì che, cioè, ti lasciano qualcosa, nel senso, tu stai seguendo e a un certo punto dici, ma che cazzo, cioè, nel senso, non te li aspetti. Ma comunque, con quale remix la opening? E comunque, oh madonna. Comunque, allora, quindi il finale di Kitamura l'abbiamo completato. Il finale di Noto e Aruta li abbiamo completati.
Il finale neutro, no. Sto controllando cosa possiamo, che cosa posso fare usando questa route. Se c'è ancora qualcosa. Tipo il finale di Yasuko, di Yachan. Segui la guida normale di Ami. No, che non avevo mai fatto la guida di Ami. Aizaka e Kushida Minori insieme. Segui la guida per il finale normale di Minori. E allora no. Finale di Konosumire. Finale normale di Taiga. Possiamo fare il finale di Sumire. Che questa è sempre questa rotta, il prossimo. Vabbè, adesso. Valutiamo il finale che hai appena visto. Il finale di Kitamura è, beh, uno sviluppo inaspettato. Però non era brutto, dai. Non è una... cioè, non sembra una brutta vita, comunque, quella che sta facendo Ryuji in questo finale. L'amore a volte a distanza e sesso, almeno così. Sì, ma non stanno insieme, senti, eh. Non mettiamo yaoerie come fanno le ragazzine, per favore. L'impressione che ho in questi giorni è che sia una cosa buona. Ora, se dovessi valutare questo finale, darei 80 punti, hai lavorato sodo. Ok, è tutto per oggi, alla prossima. Soreja, alla prossima. Cioè, ci vediamo, più che altro. Yessa. Ok, quindi dalla prossima torneremo da questo salvataggio qua, ossia dove ho tutti gli oggetti, e devo cambiare un pezzettino prima del... Ah, quindi cambia un bel po' di storia, molto bene, ok. Niente, stavo guardando la guida, non vi spoiler, cambia un bel po' di storia, buono, non cambia solo proprio la fine. Questa cosa mi piace molto, quindi... Detto questo, alla fine è durato un sacco questo video, vabbè, non importa, tanto era una vita che non caricavo niente, boh. Comunque, vi ringrazio di aver guardato, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, spero che abbiate gradito il mio ritorno finalmente dopo eoni di gilioni di anni. E noi ci sentiamo con un prossimo video, ciao!